Choreografia. Abbiamo scelto la coreografia di Medvedev per il motivo che è stata molto interessante, nel senso che c'erano più di una scelta, c'è anche un altro regista quale trattava questa opera, però a mio avviso era l'opera che coreografia di Medvedev che rispettava più la versione originale dell'opera di Pushkin, di Onegin, perciò abbiamo scelto Medvedev per questo motivo, perché rispecchiava più la versione originale, diciamo. Literarnu predlohu samotného Puškina. La collaborazione con il coreografo Medvedev è iniziata circa 2 anni e mezzo fa, quando è stato invitato dal direttore generale, il signor Arapes, quale era nel periodo questo, era, come ho detto, il direttore generale dell'opera Teatro Nazionale di Bratislava. La collaborazione è iniziata dopo che abbiamo visto lo spettacolo a Praga. Dopodiché si è deciso di chiamare altri scenografi al progetto per rinnovare un po' la versione che è stata fatta, insomma, a Praga. Novšiu verziu, čo sa týka scenického dizajnu. Parlando di differenze tra balletto repertorio e balletto neoclassico e ballerini che rappresentano del balletto classico devono assolutamente rispettare tutto quello che è stato rispettato da 300 ore, perciò non è una, diciamo, una interpretazione vera e propria. Nel balletto neoclassico possiamo dire che possono non rispettare tutte queste regole che vengono strettamente rispettate nel classico. E anche il coreografo in questi casi nel balletto neoclassico dà più, diciamo, tra virgolette, libertà al ballerino di tirare fuori emozioni a favore di sembrare il ruolo veramente naturale, quello che non si può a volte fare con il balletto classico, perché ci sono proprio regole strette.